Belen Rodriguez, bellissima con la coda e il telefono. Bella come sempre, Belen Rodriguez sfoggia una coda di cavallo perfetta grazie alla sua piastra e make-up bellissima. Se c'è qualcosa che Belen Rodriguez può mostrare con orgoglio, questa è la sua chioma castana sempre in ordine e perfetta. La showgirl argentina tiene molto ai suoi capelli ed è sempre attenta a curarli con il massimo impegno e, anche quando deve fare la piega, si affida solo a prodotti di cui si fida. Come il Metec Bellissima, la marca che si occupa di creare prodotti di bellezza che rendano i capelli delle donne sempre perfetti e al top. Ricci, lisci, mossi, con le beach waves o con i boccoli, Belen Rodriguez sfoggia senza fatica tutti gli stili e poi ovviamente rende partecipi i suoi fan su Instagram mettendo foto che mostrano i diversi hairstyle che prova. L'ultimo che ha pubblicato su social la raffigura con una coda di cavallo liscissima, che è già il sogno di molte donne che ogni giorno combattono con l'effetto crespo. Belen alla sagra del peperoncino. Recentemente Belen Rodriguez è stata al centro di alcune polemiche. La prima è relativa al Festival del Peperoncino, al quale è stata invitata a partecipare come madrina. Le critiche sono piombate sulla showgirl argentina dopo che erano iniziate a girare alcune voci sul cachet richiesto per le serate della sagra che, secondo quanto trapelato, sarebbe ruotato intorno ai 60.000 euro. In realtà poi si è saputo che la cifra non era quella, soprattutto perché Belen non si è fermata per tutta la durata del Festival di Diamante, dove ha intrattenuto le persone presenti con la solita disponibilità e allegria. Shorts neri e canotta dello stesso colore, Belen si è presentata con una mise molto semplice nella cittadina della Calabria ma, invece di essere apprezzata ancora di più per la sua semplicità, è stata attaccata da diversi haters, che le hanno detto che è invecchiata e che avrebbe potuto spendere qualche minuto in più per truccarsi. Certo che queste persone sono fantastiche, se una star si trucca troppo e si veste come se stesse sul red carpet degli Oscar la accusano di essere snob, mentre se vuole partecipare a un festival cercando di sentirsi parte della festa come tutte le altre persone, le viene detto di sistemarsi. Purtroppo questi haters non smetteranno mai di circolare sul web, ma chissà cosa accadrebbe se si trovassero Belen Rodriguez davanti, avrebbero lo stesso la scontatezza di dirle queste cattiverie? Il video in diretta su Instagram. L'ultima polemica che ha visto protagonista Belen Rodriguez, riguarda sempre il mondo del make-up. La showgirl ha pubblicato un video in cui ha salutato i fan e li ha informati di essersi appena struccata. Una ragazza però l'ha accusata di aver detto una bugia, facendole notare che aveva ancora del trucco sugli occhi. Stavolta però Belen ha deciso di non stare lì a farsi dire queste cattiverie e ha deciso di rispondere per le rime, ascolta una cosa, ti devo fare vedere il lavandino con il latte struccante? Ho lavorato. Avevo l'eyeliner e quando ti strucchi con la crema un po' di residuo fra le ciglia rimane.